Livelli essenziali di assistenza, dibattito in consiglio, confermati i vertici delle commissioni permanenti, riforma sanitaria, parte l'iter per chiedere un referendum. In apertura della seduta del Consiglio regionale del 17 gennaio, su richiesta del Movimento 5 Stelle, l'assessore alla sanità Antonio Saitta ha svolto una comunicazione sull'applicazione dei nuovi LEA, livelli essenziali di assistenza, e sull'emergenza influenzale di queste ultime settimane, su cui si è aperto un dibattito. Su richiesta del Partito Democratico, l'assessore trasporti Francesco Balocco ha poi svolto una comunicazione sugli aumenti degli abbonamenti per i pendolari della Torino-Milano, annunciando l'intenzione della Regione di chiederne la sospensione a Trenitalia. Al termine dei lavori, Giorgio Bertola ha ricevuto, a nome dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, la delegazione dell'Associazione di Pubblica Assistenza Croce Amica, i cui 45 dipendenti rischiano il licenziamento dopo la decisione della SL Torino 2 di assegnare il servizio di trasporto dei pazienti a soggetti individuati, come prescrivono le normative europee, tra coloro che si impegnano nel volontariato. In copertina! L'assessorato regionale alla sanità presenterà entro un mese un piano per l'attuazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza, LEA, recentemente ridefiniti dal governo nazionale, in modo da garantire un'erogazione dei servizi uniforme su tutto il territorio. Lo ha annunciato l'assessore alla sanità Antonio Saitta in una comunicazione al Consiglio regionale. Nel dibattito sono intervenuti i consiglieri dei gruppi Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Lega Nord. Tra i punti più critici, l'inadeguatezza delle risorse stanziate. Sono stati tutti confermati i vertici delle commissioni permanenti del Consiglio regionale in occasione del rinnovo di metà mandato. Vittorio Barazzotto, Partito Democratico, resta alla guida della Commissione Bilancio. I suoi vice sono Elvio Rostagno, PD, e Gianluca Vignale, Forza Italia. Nadia Conticelli, Partito Democratico, è stata confermata presidente della Commissione Trasporti. Antonio Ferrentino, PD, e Federico Valetti, Movimento 5 Stelle, sono i vice. Nessun cambio neanche alla Lavoro, coordinata da Raffaele Gallo, Partito Democratico, coadiuvato da Giovanni Corniati, PD, e Claudia Porchietto, Forza Italia. Domenico Ravetti, Partito Democratico, guida ancora la Sanità, con i vice Davide Bono, Movimento 5 Stelle, e Domenico Rossi, PD. All'ambiente rimane Silvana Cossato, Partito Democratico, con Francesco Graglia, Forza Italia, e Walter Oltria, PD, come vicepresidenti. Confermato anche Daniele Valle, Partito Democratico, alla Presidenza della Cultura, con i vicepresidenti Paolo Allemano, PD, e Francesca Frediani, Movimento 5 Stelle. Sono state consegnate il 18 gennaio al Presidente del Consiglio regionale Mauro Laus 2.500 firme a fronte delle 600 necessarie per chiedere un referendum regionale abrogativo della legge sul riordino del servizio sanitario in Piemonte. Promotore della richiesta è il Comitato Salviamo gli Ospedali, presieduto dal consigliere regionale Gianluca Vignale. Se il referendum verrà dichiarato ammissibile dalla Commissione di Garanzia, partirà la raccolta delle 60.000 firme necessarie per l'indizione.